Ok, allora, innanzitutto diciamo, vi consiglio, se non l'avete già fatto, di andare a vedere i due video che ho registrato, non sulla playlist di questo corso, ma sulla playlist, una playlist parallela, in cui c'è la teoria delle equazioni di Diophantè, non so se l'avete visto, e la teoria delle congruenze lineari. Quindi sono due argomenti teorici che ho registrato. Non so se avete visto, c'è praticamente nella playlist c'è l'immagine di un libro con una quadrettatura con tutti i numeri. Avete visto? No. Comunque, se andate sul mio canale YouTube ci sono le ultime due lezioni, una sulle congruenze lineari, una sulle equazioni di Diophantè. Quelle vi consiglio di andarle a vedere, anche se poi io farò, diciamo, un riassunto senza dimostrare le cose che lì dimostriamo. Allora, mentre invece adesso vediamo. Allora, le congruenze ve le ricordate? Allora, vi ricordo che se A e B appartengono a Z ed N è un numero naturale, vi ricordo che per noi questo simbolo qui vuol dire da 1 in poi, eh? Mentre invece negli altri corsi uno può fare partire anche da 0. Bene, allora avevamo detto che A è congruo B modulo N se e solo se N divide A meno B. Va bene? Quindi questa era la definizione che avevamo dato di congruenza, eccetera. Quindi vi ricordo, ad esempio, che 3 è congruente 8 modulo 5. Perché? Perché facendo 8 meno 3 viene 5, 5 è divisibile per 5. Va bene? Quindi è comunque una relazione che estende quella di uguaglianza, se volete. E avevamo visto due proprietà importanti, cioè se A è congruo B modulo N e C è congruo D modulo n, allora avevamo detto che facendo il prodotto A per C è congruente B per D modulo n e facendo la somma B più D modulo n. Quindi vediamo come questa relazione di congruenza rispetta le operazioni che noi conosciamo. Va bene? Per l'uguaglianza è ovvia, mentre invece per la congruenza non è ovvia. È chiaro? Va bene. Allora, andiamo a vedere. Bene, allora iniziamo a vedere un primo problema. Sto riprendendo la numerazione, siamo arrivati al problema 58 ed è questo. Determinare il resto, quindi determinare il resto quando 1 fattoriale più 2 fattoriale più 3 fattoriale più 2017 fattoriale viene diviso per 12. Va bene? Quando trovate questi numeri 2017, 1980, eccetera, riguarda la data del libro in qualche modo, eh? Quindi è abbastanza. Allora vi lascio qualche minuto, cioè vuol dire che uno deve prendere questo numero, deve dividere per 12 e deve individuare il resto. Ok?
Allora, io vi ricordo che quando noi consideriamo, diciamo, per esempio, se io considero il modulo n, allora noi abbiamo 0, 1, 2, 3, n-1 e quindi qualunque numero naturale. Vuol dire che qualunque numero naturale x appartenente a n deve essere congruo a uno di questi, modulo n. E questo numero qua è proprio il resto della divisione. Ok? Quindi, diciamo, per risolvere questo problema possiamo anche utilizzare le congruenze oppure utilizzare dei metodi anche più elementari. Se avete qualche idea, ragazzi, vi ricordo che poi c'è un'altra playlist in cui ci sono problemi risolti da me e uno potrebbe dire, vabbè, guardo in classe i problemi che risolve il docente, poi vado su quella playlist, mi prendo problemi risolti dal docente, però siccome c'è il testo, io prendo il testo, blocco la soluzione del docente e mi risolvo per conto mio. Quindi, diciamo, il materiale sul mio canale ce n'è tanto. Se qualcuno ha qualche idea di come poter fare questo esercizio. Secondo voi, se io prendo 2017 fattoriale e lo divido per 12, quanto è il resto? Quant'è? Il resto è zero, no? Perché 2017 fattoriale è 1 per 2 per 3 per 12 per 2017, quindi quando lo dividi per 12 ottieni 0. Per cui in questa divisione, quali sono i termini che non contano nella determinazione del resto? Da quale punto? Dopo l'11, per esempio, il vostro compagno dice giustamente, dopo l'11 abbiamo 12 fattoriale che è divisibile per 12, 13 fattoriale divisibile per 12 e così via, quindi questo qui lo possiamo buttare via. Quindi, fino a 11 fattoriale. Si può fare di meglio, se ci pensi. Perché non è che il 12 deve comparire. Come 12 può comparire. Dal 4 fattoriale in poi possiamo buttare via tutto, no? Perché c'è 4 per 3 che sono 12. Ok? Quindi vuol dire che dal 4 fattoriale buttiamo via. E quindi sostanzialmente è 1 fattoriale più 2 fattoriale più 3 fattoriale. Beh, ci possiamo sbattere a fare 1 fattoriale più 2 fattoriale più 3 fattoriale. 9. Quindi 9 e il resto è 9. Ok? Quindi bisogna stare attenti perché guardarlo così uno dice, cavolo, devo fare un numero gigantesco prima di fare la divisione. In realtà, guardandolo bene, c'è un sacco di fattori che erano divisibili per, di addendi, chiedo scusa, che erano divisibili per 12 e quindi potevamo buttare via. Vediamone uno leggermente più complesso, il P.59. Allora, provare che 9 elevato 2n più 8 elevato n più 2 è sempre divisibile. R73.
Ok, quindi questo è il, cioè vuol dire che 73, cioè qualunque sia n appartenente ad n, vuol dire che attenzione, che se, dobbiamo dimostrare che 73 divide 9, 2n più 1 più 8n più 2. Allora, non so se avete capito, ma qui conviene utilizzare le congruenze. Le congruenze sono uno strumento importante perché noi abbiamo visto che le somme, i prodotti lavorano bene con le congruenze. Quindi fare vedere che 73 divide questo equivale a far vedere che 9, 2n più 1 più 8n più 2 è congruo. Congruo a questo numero è divisibile per 73. Allora è congruo a 73 oppure 70, qualunque multiplo di 73 e quindi anche a. Però, sì, quello sì, però quando un numero è congruo al modulo, vuol dire che è congruo a 0. Ok, è giusto 73, però io direi, dimostriamo che è congruo a 0. Ok? Allora, adesso qui quello che bisogna fare è fare un po' di trucchi per capire che questo alla fine è un multiplo di 73, no? Allora, provate un attimo a ragionare, no? C'è il 9, c'è l'8, il 9 come si scrive, eccetera, eccetera, e provate a vedere un attimo se riuscite a far vedere questo come qualcosa che poi viene a moltiplicare per 73. Penso che l'idea fosse questa, vediamo se... Ma questo qui è andato. L'idea è quella. Cioè bisogna lavorare un pochino su queste potenze. Cioè adesso qui è un esercizio. Adesso lasciamo stare che ho scritto la congruenza, però l'esercizio 73 potrei dare anche in prima. Il problema è che però, cioè, il problema è che pur essendo elementare, se tu non sai qui che cosa devi fare? Sì, no, in prima forse no, perché ci sono delle idee un po' cattive, diciamo. Almeno per come l'ho fatto io, mi sembrava. Allora, voi avete fatto i binomi, il cubo, lo schema di Pascal. Ok, questo 9 lo posso anche scrivere come 9 per 81 alla n. Così come questo qui lo posso scrivere come 64 per 8 alla n. No? Adesso... Facciamolo, non facciamolo come mi è venuto in mente di farlo, facciamolo con le congruenze per fare vedere la potenza delle congruenze. Quindi non facciamolo come l'avevo fatto a casa, ma lo facciamo in un altro modo. Allora, 81. A che numero è congruo modulo 73? Chiaro che se mi fai 81 più 73, peggiori la situazione, mi sembra, dovresti fare 81 meno 73, che diventa 8. Quindi questo è congruo a 9 per 8 alla n.
più 64 per 8 alla n. Quindi vedi, con queste congruenze tu al posto 81 scrivi tranquillamente 8. E adesso cosa possiamo fare? Per chiudere, sostanzialmente, raccogliamo l'8 alla n, quindi 8 alla n. E qui ormai 9 più 64 che fa 73. E quindi è vero che questo è congruo 0 modulo 73, perché qualsiasi multiplo di 73 va bene? Quindi l'idea è che quando noi abbiamo una congruenza modulo n, conviene scrivere da 0 a n-1. Poi tu puoi scrivere anche un numero più grande, ma mettere lì al posto 81, 81 più 73 vuol dire complicare le cose. Io invece l'avevo fatto in maniera diversa, dove avevo scritto 81 come 73 più 8, poi avevo sviluppato e tutte le potenze 73 andavano via, rimaneva 8 alla n, secondo me è più bello così. E i determinanti li avete fatti? Allora. Vabbè, allora dai. Questo qui lo scrivo e poi lo risolvo io per conto mio, diciamo. Problema 60, e qui effettivamente richiede la conoscenza di matrici e determinanti. Quindi questo lo lascio, poi lo faccio io. Se poi qualcuno di voi si va a leggere su Wikipedia che cos'è una, che cos'è un determinante e quali sono le sue proprietà fondamentali, lo riesce a fare. Allora, supponiamo che sia data una matrice A di questo tipo, 3x3, A, B, C, D, E, S, Ok, questa è una matrice, una tabella fatta da 9 elementi. Supponiamo che il numero 19 divida ABC, attenzione, non è A per B per C, ma è il numero con quelle tre cifre, divida ABC di F, GHI, quindi divide questi tre numeri con tre cifre. Allora, quello che bisogna dimostrare è che 19 divida il determinante di A, il determinante della matrice A. Allora, qui naturalmente, diciamo, forse lo farete quando farete le equazioni con i vostri professori, vedrete il concetto di determinante, eccetera, però non vedrete delle proprietà significative sui determinanti, sono le cose su Wikipedia, se no poi lo risolvo, ma non mi metto a risolvere adesso perché tanto, diciamo, sarebbe una cosa. My God, questo è gigantesco. Vabbè. Allora, prendiamo questo, problema 61. Allora, dimostrare che esiste un numero naturale n appartenente a n costituito da 2017 cifre, tale che il numero m uguale a n elevato ad n più 1 elevato a n più 1 è un numero composto, cioè non è un numero primo. E non è neanche numero 1. Qui attenzione, qui non è che dobbiamo trovarli tutti, perché trovarli tutti sarebbe una cosa, diciamo, non banale. Qui dobbiamo dimostrare che esista un numero con 2017 cifre, tale per cui quel numero m, che è un numero gigantesco, un numero di 2017 cifre, elevato a un numero di 2017 cifre, qualcosa di gigantesco, è un numero composto. Provate un attimo a guardare.
Allora, diamo un'idea. Diamo un'idea. L'idea è questa. Allora, se noi prendiamo per esempio i numeri, il modulo 3, noi abbiamo tre classi di numeri, quelli congrui a 0, congrui a 1, congrui a 2, modulo 3, perché sono 3. Allora, l'idea è questa. Supponiamo per esempio di andare a fare la ricerca fra i numeri n congruo ad 1, modulo 3. Poi, se non andasse bene questa ricerca, poi in questo modo, che cosa vediamo? Vediamo che il numero m a che cosa risulta essere congruo? Io ripeto, noi dobbiamo scegliere, trovare un numero n a 2017 cifre. Vabbè, ci penseremo. Adesso andiamo a prendere n congruo 1 modulo 3. L'm come diventa? Il primo termine cosa diventa? N elevato ad n? Congruo a 1. Quindi vedete che con la congruenza sta scendendo, n più 1 diventa 2. Sì, n più 1 diventa 2, quindi siamo più 2 elevato a n più 1. Non possiamo scrivere n più 1 uguale a 2, ragazzi, perché le congruenze valgono per le somme e per i prodotti, non per le potenze, tranne quando c'è uno che. E quindi m è uguale a questa cosa qui, modulo 3. Va bene? Cioè, avete visto come con le congruenze il numero è diventato più piccolo. Allora, adesso quello che vi chiederei di fare è questo, è quello di andare a vedere come si comportano le potenze di 2 quando mettiamo modulo 3. Cioè, se tu fai 2 elevato ad 1 è 2. 2 elevato a 2 diventa 4, che vuol dire modulo 3? 1. Ok? Quindi 2 congruo 2 modulo 3. 2 al quadrato è congruo 1 modulo 3. 2 alla terza, congruo 2 e avanti così, no? Quindi i dispari 2 alla 2k più 1 sono congrui 2 modulo 3, mentre i pari 2 alla 2k sono congrui 1 modulo 3. Va bene? Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che se noi scegliamo 2k più 1, se noi scegliamo 2 elevato a 2k, questo diventa 2 per 2 alla n. Se noi scegliamo n dispari o n pari, ma se noi scegliamo n pari, allora diventa 1 e quindi m diventa congruo 3. Per cui se n è pari, m è congruo a 1 più 2 per 1 è congruo a 3, cioè congruo a 0 modulo 3. E allora vuol dire che m è composto. M è composto? Cioè, se m è congruo a 0, vuol dire che m è un multiplo di 3.
Quindi M è composto. Hai capito cosa? Cioè, con questo gioco delle congruenze abbiamo capito che se N è un numero pari, vuol dire che 2 alla N è uguale a 1. 1 per 2 è 2, 2 più 1 è 3. Quindi M è congruo 3, modulo 3, M è congruo 0, modulo 3. Quindi M vuol dire che è composto. Quindi vuol dire che M è composto. Quindi se N grande è pari, M è composto. Ma attenzione che N grande era congruo 1, quindi uguale a 1 più 3 elevato k, che sono una somma di piccoli non pari. Quindi in realtà questo è 1 più 3, 2p più 1, quindi diventa 4 più 6p. È giusto? N grande deve essere 1 più 3k, abbiamo detto che N grande deve essere pari, quindi vuol dire che il k deve essere dispari, 4 più 6p è scritto in maniera diversa rispetto a come l'ho fatto io. Allora, cos'è che ci manca? Ci manca da stabilire che esiste un numero di 2017 cifre del tipo 4 più 6p. Mi dite come potrebbe essere questo numero da 2017 cifre, tale come potrebbe essere questo P, in modo che 4 più 6P è un numero da 2017 cifre? Cioè, avete capito? Prima noi siamo partiti dalla congruenza modulo 3. Abbiamo semplificato l'M, abbiamo visto che se prendiamo n grande pari, allora m diventa un multiplo di 3, quindi un numero composto. Allora adesso ci chiediamo, allora ripartiamo dal fatto che n era congruo 1, 1 più 3k, per essere n grande pari il k deve essere dispari, perché dispari per dispari è dispari, più 1 pari, quindi deve essere così. Allora per chiudere il discorso noi dobbiamo essere in grado di trovare un numero p, in modo che 4 più 6p ha 2017 cifre. Quello che volete, ragazzi, ditemi voi come deve essere questo p. Allora, p come lo prendiamo? P come lo prendiamo? In modo che 4 più 6p abbia 2017 cifre. Non 2016, non 2018. Potete scegliere come volete. Allora, qui dice, supponiamo di prendere 2017. Quando moltiplichi per verrebbe dovrebbe fare l'ultima cifra, come la prenderesti? Potresti prendere l'ultima cifra 0, che è la cosa migliore. Poi magari va anche bene questo numero, però con 0 sono tranquillo. Così il 6p diventa 6, 6, 0. E quando gli aggiungo 4 più, qui diventa 4 e quindi ha 2017 cifre. Però quello che vorrei farvi notare e come con le congruenze questo problema che ha dei numeri giganteschi è diventato un problema più semplice da risolvere. Infatti voglio vedere se mi è arrivato.
libro di geometria. Ok, allora facciamo un 5-6 minuti di pausa, perché dopo passiamo al massimo condivisore che avete visto prima, mi sembra. Ok, allora riprendiamo. Allora, salute. Poniamo che A e B siano due numeri naturali. Sapete che il massimo comune divisore si può fare anche fra numeri negativi, no? Non necessariamente devono essere positivi, ma si estende in maniera ovvia. Allora, che cosa ci hanno insegnato quando... Cosa mi hanno insegnato e cosa vi hanno insegnato? Ci hanno insegnato che per trovare il massimo comune divisore di due numeri A e B, attenzione che nella teoria dei numeri il massimo comune divisore si scrive così, parentesi tonde A virgola B, ci hanno insegnato che dobbiamo scomporre in fattori primi A, scomporre in fattori primi B e prendere i fattori comuni con il minimo esponente. Questo è quello che hanno insegnato a me. Questo è quello che ho insegnato a voi. Sono passati tanti anni, ma la storia è questa. Il problema è che questo metodo si fa quando si ha a che fare con numeri piccoli. Per esempio, che ne so, trova il massimo comune divisore fra, che ne so, 85 e 30. Allo studente, bravo, ma se dovessi dire trova il massimo comune divisore fra 8.537 e 15.721, ti devo dare più di un'ora per farti scomporre in fattori primi questi due numeri, quando in realtà nel 300 avanti Cristo Euclide ha inventato un metodo banalissimo ma profondo per trovare il massimo comune divisore. Quindi nella teoria dei numeri di livello più alta bisogna utilizzare il metodo di Euclide e poi faremo anche un esercizio banale di determinazione del massimo comune divisore. Il metodo è questo. Allora, partiamo dal fatto che A sia maggiore di B, perché se A è maggiore, se A è uguale a B, non c'è nulla da dire, se B è più grande di A, facciamo la cosa al contrario. Allora, la prima cosa da fare è applicare l'algoritmo della divisione. Quindi A si scrive come Q1B più R1. Questo è l'algoritmo euclideo della divisione, dove sapete benissimo che 0 è minore o uguale di R1 ed è minore di B. Ok? Ora, se R1 è uguale a 0, chi è il massimo comune divisore fra A e B? Allora, chi è il massimo comune divisore fra A e B? Massimo comune divisore fra A e B deve essere il fattore comune più grande di A e B. Sarà? No, il massimo comune divisore, il fattore più grande che divide A e divide B. B divide se stesso e se R1 è uguale a 0, B divide A, quindi è B. Abbiamo finito, vabbè, ma uno dice, vabbè, no, ragazzi, però attenzione, se vedo due numeri grandissimi, non è detto che uno riesca a vedere subito a occhio che uno divide l'altro. Comunque, diciamo AB. Ora, quindi supponiamo adesso che sia 0 minore di R1 minore di B per andare avanti. Allora, facciamo la divisione mettendo qui B
Q2 R1 più R2 è 0, è minore o uguale di R2 ed è minore di R1. Allora, innanzitutto vi faccio notare che in questo caso qui, chi è il massimo comune divisore di A e B? Cosa posso mettere qui? Cioè, se c'è A uguale Q1, B più R1, con R1 maggiore di 0, vedete che il massimo comune divisore fra A e B è il massimo comune divisore fra B e cioè, il massimo comune divisore divide A, divide B e divide anche R1, no? No, se tu mi scrivi una cosa del genere e mi dici il massimo comune divisore di A e B divide A, divide B e quindi devi dividere anche R1, per cui è così. Vedete che i numeri stanno diventando più piccoli? Siamo passati da A grande B, adesso passiamo a B che è più piccolo di A, a R1 che è più piccolo di B. E andiamo avanti. Cosa succede se R2 è uguale a 0? Se R2 è uguale a 0, chi è il massimo comune divisore fra B ed R1? R1. Quindi qui otteniamo R1. Va bene? E allora supponiamo che R2 sia maggiore di 0. Qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che procedendo in questo modo i resti diventano via via sempre più piccoli e ad un certo punto si dovranno fermare a 0. Sta diminuendo, vedi? Se partiamo da R1, R2 è più piccolo di R1, R3 più piccolo di R2, finché arriverai ad un certo punto in cui scriverai Rn-1 uguale a Qn R. È giusto come ho scritto? Rn-1. No, perché poi io prendo qui scrivo R1, no, Qn più 1. Finché ad un certo punto lo scriverai così. E quando l'hai scritto così, chi sarà il massimo comune divisore? Come sei arrivato in questa catena? Arrivi alla fine in cui Rn-1 uguale a Qn più 1 per Rn, chi sarà il massimo comune divisore? Rn. Quindi vuol dire che facendo una serie di divisioni ottieni il massimo comune divisore senza dover scomporre in fattori primi. Ok, solo vi do un esercizio, diciamo, di massimo comune divisore. Provate a determinare il massimo comune divisore tra i numeri 578 e 442 senza scomporli in fattori primi, ma utilizzando questo metodo. Quindi prima fate la divisione 578 con 442, 442 con il resto, resto con l'altro resto, finché arrivate a questo step qua. Ok? E questo è un nuovo metodo, il metodo scoperto da Euclide. Metodo scoperto da Euclide nel 300 a.C., che
178. Probabilmente questi qua possono essere ancora scomposti, no? Con le tecniche che ci hanno insegnato a scuola, però, proprio perché non voglio dare dei numeri grandi, però effettivamente. È venuto? Quanto è venuto? Sì. È venuto? 4. Siete sicuri? Mi viene 34. Mi sia sbagliato, ma non credo, perché se fate la scomposizione, questo qui è 34 per 17 e l'altro è 34 per 13. Sì, però funziona col metodo delle divisioni, cioè non vorrei che aver spiegato un metodo che è sbagliato. Cioè avete A diviso B, poi B con R1, poi R1 con R2 e andate avanti così. Ok? Quindi viene 34. Diciamo, poteva essere anche semplice perché 34 per 17 da 4 per 13, quindi è giusto che sia 34. Va bene? Allora, volevo farvi notare alcune proprietà semplici, se tu hai, tu devi fare il massimo comune divisore fra A e B, puoi anche scrivere il massimo comune, che è uguale al massimo comune divisore di A meno B, B. Ci avete mai pensato? Perché il più grande divisore di A, che divide sia A che divide B, ma divide anche meno B, perché dividendo A e dividendo B lo divide. Se tu prendi il più grande divisore di A meno B e di B, allora divide anche la somma, che sarebbe A, che è questo. Quindi effettivamente è questo, per cui io questo esercizio qua, 578, 442, lo voglio risolvere in questo modo. Lo scrivo come 578 meno 442, 442, e viene 136,34 136,442, chiedo scusa. Poi tolgo a 442 quante volte? Eh? 3 volte? Sicuri? 6 per 3, 18. Sì. E quindi viene fuori 34. Poi tolgo a 136 tante volte 34 e viene fuori 34, 34. Ok? Quindi vedete come uno potrebbe, dice, con questa proprietà qui, molto semplice, no? L'avete mai vista? Questa proprietà qui l'hanno spiegata? A me no. Alla vostra età, non so. Perché è cambiata il modo di spiegare, però non così tanto, diciamo. Allora, attenzione che questa formula qui è interessante quando noi abbiamo dei numeri che sono di tipo letterale. Perché finché sono dei numeri concreti, noi possiamo applicare il metodo, quello che abbiamo visto, delle divisioni, no? Quando però sono numeri, la cosa è più delicata.
Allora, il P63 ci chiede di determinare il massimo comune divisore dei seguenti numeri con n appartenente ad n. Ok? E dobbiamo determinare il massimo comune divisore di questi due numeri qui. E io naturalmente vi inviterei ad utilizzare come tecnica la formula di prima, no? Quella in cui abbiamo scritto che il massimo comune divisore tra AB è uguale ad A meno B, B, ad esempio. E poi naturalmente si può fare anche al contrario, no? Nel senso che se questo qui è C, possiamo anche scrivere C di meno C, o anche A meno 3B. Quindi si possono fare, si possono mettere somme e differenze. Naturalmente, generalmente conviene usare le differenze perché abbassi il numero, no? Allora, vediamo cosa succede. Quanto è venuto questo massimo comune divisore? Quanto viene? Sparate tanto, tanto non vi devo mettere il voto. L'idea in questi esercizi qua è quello di abbassare l'n, cioè abbassare il coefficiente di n, no? Fino eventualmente ad eliminarlo da qualche parte. Ma io lo moltiplicherei anche per 2, o no? Cioè, se vuoi sì, però per fare più in fretta, 30n più 2, meno 2,
dodicenne più 1, circa, dodicenne più 1. E quindi quanto viene? A me viene 6 yen. Poi, dall'altro lato. Lo fai un'altra volta, quindi fai 12enne più 1 meno 2 per 6enne, e quando avete 1 è 1. Ok? Bisogna prenderci un po' la mano, nel senso che bisogna ripetere, e ce n'è un altro. Vediamo adesso quest'altro che ha invece potenze. Oh my God, c'è poi il 65 che trovare il massimo divisore 6n alla quarta più n al quadrato più 3n, 2n alla terza più 1 stiamo attenti che qui uno direbbe ma non c'è molto da fare, in realtà sono attenti che noi possiamo, prima abbiamo moltiplicato per 2, e se vogliamo possiamo moltiplicare anche per n è un numero, per togliere potenze sgradevoli, eccetera. Vediamo che cosa combinate.
Benvenuto, quanto viene? Ma quanto vi viene? Uno, deve venire uno. Ok, allora, naturalmente ci sono tanti modi per risolvere questo esercizio. Un modo potrebbe anche essere quello di guardare questi due termini e di fare un raccoglimento, no? Se io raccolgo 3n, questo diventa 2n alla terza più 1. Ripeto, ci sono tanti modi, e questo non è, diciamo, il modo più semplice, diciamo. E allora che cosa succede? Cosa avevo fatto? E allora è chiaro che questo termine qui lo si può mandare via. Questo qua, perché essendoci qua va via, e quindi questo rimane n al quadrato 2n al cubo più 1. Adesso 2n al cubo è chiaramente un multiplo di n al quadrato. E quindi questo diventa anche n al quadrato 1, cioè però ci può essere anche il metodo che uno non se ne accorge di questo, moltiplica, sottrae, eccetera, come abbiamo fatto prima, e va bene. Allora io adesso direi di fare un salto, perché i due che avevo in mente sono molto complessi, li vediamo magari dopo, e continuiamo a fare. Io passerei al P68, quindi facciamo un salto, così almeno facciamo qualche esercizio che potete sicuramente affrontare. Ed è questo, il P68 dice: determinare n appartenente ad n, tale per cui 3n alla terza meno 8n al quadrato più 14n meno 8 diviso 3n meno 5, questa cosa qui appartenga a z. Allora, questo qui è un esercizio che si può dare anche in prima, per un certo pezzo. Perché? Perché in prima, almeno io l'avevo imparato in prima, penso anche voi, si fa la divisione, no? Si insegna a fare la divisione tra polinomi. E quindi fate la divisione e vedete che condizioni dovete poi imporre per fare in modo che quel rapporto lì sia un elemento di z. Quindi io direi che possiamo andare un po' a ritroso, perché effettivamente non è così semplice. Non so se i prossimi anni seguirete qualche altro mio corso. Ho acquistato un libro da 740 pagine sulla geometria euclidea del piano. Quindi, se volete, secondo me la geometria è ancora più difficile della teoria dei numeri. Dipende, uno dice magari con le figure mi trovo meglio che con i numeri. Io mi trovo meglio con i numeri, con le figure.
Allora, ci siamo, una volta fatta la divisione, dovrebbe essere n alla seconda meno n più 3 più 7 fratto 3n meno 5, no? Se ho fatto giusto i conti. Lo sapete fare questa divisione, no? Non l'avete ancora fatta? Allora, provo un attimo a farla anch'io, così vediamo se l'ho fatta giusta. Numeratore che... Poi, qual è quel monomio che moltiplicato 3n da 3n al cubo è n al quadrato? Quindi qui scriviamo n al quadrato. N al quadrato per 3n meno 3n al cubo, n al quadrato meno 5n meno 5n al quadrato più 5n al quadrato. E quindi abbiamo meno 3n al quadrato più 14n meno 8. Guardate che anche la divisione che ci hanno insegnato agli elementari si potrebbe fare in questo modo: quando si porta dall'altra parte bisogna cambiare di segno. Però non si fa. Quindi qui devo moltiplicare per meno n, perché 3n meno n, meno 3n al quadrato, portato dall'altra parte diventa più 3n al quadrato, meno n per meno 5n, più 5n, portato dall'altra parte diventa meno 5n, meno 8. Così. 14 meno 5, 9. Diventa 9n. Scusate, qui niente. 9n meno 8, così, no? Poi, qual è quel numero? 3 per 3n, 9n meno 9n. 3 per meno 5 meno 15 più 15. E il resto è 7. A quel punto ti devi fermare perché non c'è la possibilità. E quindi ti devi ricordare che p di x è a x fratto bx è uguale a q di x più rx fratto bx. Ed è questo. Quindi dobbiamo determinare i valori di n per cui quel rapporto lì è un numero intero, no? Quindi n a che cosa deve essere uguale? A cosa può essere uguale? N uguale, diciamo, allora, possiamo anche partire da numeri negativi. Se diamo a n il valore meno 1, viene meno 8, non va bene. N uguale a 0, non va bene. N uguale a 1, non va bene. N uguale a 2, va bene, perché 3 per 2 è 6, 6 meno 5, 1. Quindi N uguale a 2, va bene. N uguale a 3, 3 per 3 è 9, 9 meno 5, 4. N uguale a 4. 4 per 3 è 12, meno 5, 7. N uguale a 4. Perché? Si può andare avanti. Quindi i risultati, le richieste erano n uguale a 2 e n uguale a 4. Quindi il 68 l'abbiamo fatto. E adesso il 77, c'è una parte che potete fare, potete farlo tutto in realtà, però sicuramente il 67, la prima parte è simile a quello che abbiamo fatto prima, solo che prima eravamo fortunati perché riuscivamo ad ottenere sempre 1, qualcosa. Adesso otterremo un numero, virgola, qualcosa, e oggi sarà da sudare un pochino, ok? Quindi questo è la cosa.
importante. Allora, P67. Allora, trovare il massimo comune divisore di 9n più 17 e 7n più 11, sapendo che n appartiene ai numeri naturali. Quindi ricordiamo, prima facevamo tutte le semplificazioni che volevamo, ottenevamo massimo condivisore di 1, n quadro più 3, la dicevamo subito 1. Stavolta non sarà così.
Allora vi è venuto il... Quello che ho ottenuto anch'io. Mi siamo arrivati a 20 n-7. Va bene, e adesso qui sono problemi, perché? Perché quali possibilità abbiamo? Quali sono le possibilità di massimo comune divisore? Sono tante, ma chi è che le detta? 20 o n-7? Voglio vedere. Cioè, io direi il 20, no? Perché mentre n-7 può essere un numero grande quanto volete, il 20 però il 20. Quindi dobbiamo scomporre il 20, no? Cioè, non è che le cose che ci hanno insegnato sono sbagliate. Quindi è giusto scomporre il 20, e il 20 si scompone come 2 alla seconda per 5. 4 per 5 fa 20, ok. Quindi quali possibilità abbiamo di massimo comune divisore? Solo 2? Ma tu c'hai 20 e un numero, quali possibilità hai? Dipende da n-7, no? Però sicuramente non può venire fuori 3. Non può venire fuori 11. Cosa può venire fuori con il massimo? Scusa? Vai. Le varie combinazioni, quindi aspetta un attimo, 2, 5, 10, 20, basta. Anche l'1. Quindi noi quello che adesso dobbiamo fare sostanzialmente è cercare di capire come deve essere fatto n per ottenere 1, per ottenere 2, per ottenere 5, per ottenere 10, per ottenere 20. Ok? Allora, la cosa che vi faccio notare è che 1 e 5 sono dispari, mentre 2, 10 e 20 sono pari. Per cui trattiamo il caso in cui n-7 è dispari, e poi cerchiamo di capire quando possiamo ottenere 1 e quando possiamo ottenere 5. Ok? Quindi, dove ho fatto i conti? Qua. Allora, n-7 dispari vuol dire che n-7 deve essere uguale a 2k più 1. Quindi dobbiamo distinguere il caso n-7 uguale a 2k più 1 dal caso n-7 uguale a 2k. Va bene? Quindi, in questo modo otteniamo che n è uguale a 2k più 8. Ok? Allora, attenzione, adesso quello che dobbiamo fare è questo. Chiediamo che 5 divida n-7, cioè se 5 divide n-7 siamo in qualche modo, e supponiamo 5 divida n-7, no? Se 5 divide n-7, il massimo comune divisore è 5. Ok? Quindi questo significa che n-7 deve essere congruo a 0 modulo 5. Ovvero che n deve essere congruo 2. È giusto? N deve essere congruo 2 modulo 5. Però attenzione, adesso al posto di n andiamo a mettere 2k più 8. Quindi abbiamo 2k più 8 congruo 2 modulo 5. Quindi questo diventa 2k congruo meno 6
congruo 4. Giusto? Allora, avevamo scritto n-7 congruo 0, quindi n congruo 7, n congruo 2 modulo 5. Adesso al posto di n ho messo 2k più 8. Lo portiamo dall'altra parte, diventa meno 6. Meno 6 più 10 diventa 4. E quindi k diventa 2K. È giusto? Rivediamolo allora. N-7 uguale a 2k più 1, quindi n uguale a 2k più 8. 5 divide n-7, che vogliamo il 5, quindi vuol dire che n-7 è congruo a 0, quindi vuol dire che n è congruo 2, sì, perché 7 è 5 più 2, quindi congruo 2. Adesso al posto di 2 metto, di n metto 2k più 8, quindi porto dall'altra parte, meno 2 meno 8 meno 6 più 10, 4, 2k congruo 4, e quindi vuol dire k congruo 2 modulo 5. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu scegli n uguale a 2k più 8 con k congruo 2 modulo 5, il massimo comune divisore è 5. Se invece scegli n uguale a 2k più 8 con k diverso da congruo 2 modulo 5, il massimo comune divisore è uguale a 1. Quindi ricordiamoci, prendendo n-7 uguale a 2k più 1, abbiamo un numero dispari, quindi il massimo comune divisore o è 1 o è 5. Adesso, vabbè, facciamo un po' di conti e troviamo che n è uguale a 2k più 8. Adesso però, che cosa facciamo? Chiediamo che 5 divida n-7, perché se 5 divide n-7, il massimo comune divisore è 5. Allora, questo vuol dire che n-7 è congruo a 0, facciamo un po' di cose, arriviamo a k congruo 2 modulo 5. Quindi, n è uguale a 2k più 8, k congruo 2 modulo 5, massimo comune divisore è 5. N è uguale a 2k più 8, k diverso dal congruo 2 modulo 5, il massimo comune divisore è 1. E adesso viene il caso più interessante, cioè il caso in cui n-7 è uguale a 2k. Perché? Perché possiamo avere 2, 10 e 20. E quindi c'è da lavorare un po' di più. Per cui cancello questo. Lasciamo 2k e dividiamo questa cosa qui. E abbiamo il caso 2. Quali casi abbiamo? Scusate, abbiamo i casi. Dove sono? I casi 2, 10, 4 e 20, cioè abbiamo un po' di casi da fare, quindi qui diventa 2k più 7. K più 7. No, dovrei averlo fatto il conto. Ok, allora attenzione, perché adesso noi vogliamo andare a studiare i casi 2, 4, 10, 20. Allora, se il K è dispari, è chiaro che 4 non divide n-7. Okay.
Quindi se K è dispari, allora 4 non divide n-7. Va bene? E quindi questo cosa significa? Significa che noi abbiamo n-7 uguale a 2, 2p più 1, che vuol dire n uguale a 4p più 9. Quindi in questo caso qui noi abbiamo che 2 divide n-7, attenzione, 2 divide n-7, ma 4 non divide n-7, per cui 20, 5 per 4 20. Ok, quindi qui noi ci aspettiamo che studiando otteniamo come massimo comune divisore 2 o 10. Però come prima andiamo a vedere quando 5 divide n-7. Perché se 5 divide n-7 otteniamo 10, se 5 non divide n-7 otteniamo 5 divide n-7, vuol dire sostanzialmente che 4p più 2 deve essere congruo a 0 modulo 5. E quindi noi abbiamo 4b più 2 congruo 0 modulo 5, e quindi abbiamo poi meno p più 2 congruo 0, perché il 4 sarebbe anche meno 1, no? 4 meno 5 meno 1, e quindi vuol dire che p è congruo 2 modulo 5. Allora abbiamo i seguenti due casi. Se n è uguale a 4p più 9 e p è congruo 2 modulo 5, il massimo comune divisore è 10. Se n è uguale a 4p più 9 e p non è congruo 2 modulo 5, il massimo comune divisore è 2. Cioè, questo è un esercizio in cui bisogna, perché cioè, non è come prima che viene 1 e metti 1. Va bene? Adesso, per andare a beccare il caso 4 e 20, dobbiamo supporre che K sia pari. Allora, se K è pari, noi abbiamo n-7 uguale a 4p, cioè n uguale a 4p più 7. Quindi con n uguale a 4p più 7 andiamo a beccare o massimo comune divisore 4 o massimo comune divisore 20. Adesso come prima andiamo a vedere, adesso continuate voi, avete ancora 5 minuti, andiamo a vedere quando 5 divide n-7. Quando 5 divide n-7, il massimo divisore viene 20. Quando 5 non divide n-7, il massimo divisore è 4. Provate a farlo in modo da scrivere una cosa analoga a questa. E quindi vedete che abbiamo ottenuto il massimo comune divisore in tutti i casi possibili. Cioè, questo non è facile. Fare tutte le casistiche perché n può variare. Quindi provate a chiudere l'esercizio assumendo n uguale a 4p più 7, 5 diviso n meno 7, e cosa vuol dire? Vuol dire 4p congruo 0 modulo 5, e quindi vuol dire p uguale a 0. P congruo 0 modulo 5, no? Cioè da qui noi ricaviamo che 4P deve essere divisibile per 5, quindi è modulo 5. Vabbè, allora vuol dire che P è congruo 0
modulo 5. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo il caso n uguale a 4p più 7 con p uguale a 0, modulo 5, massimo comune divisore uguale a 20, e poi n uguale a 4p più 7 con p non congruo 0, modulo 5, il massimo comune divisore è 4. Quindi questo è un esercizio, diciamo, più particolare, però se poi lo andate a studiare vedete che è abbastanza meccanico, una volta che capite il senso, cioè qui non ci sono cose strane, no, da fare. Vedete che abbiamo concluso, ci manca il 66, la prima del 66 ci manca 65 che è più terrificante, quindi qua li risolvo e poi li metto sul canale, eccetera. E poi in questa settimana vi cercherò di mandare l'orario, però come vi ho già detto, dalla prossima volta ci sarà teoria e problemi. Quindi. Sì, tra 2 lunedì, sì.